Ciao Befana, come stai? Ciao Babbo, abbastanza bene, grazie. E tu? Bene, solo un po' stanco, sai, ho passato la nottata a portare regali. Già... È proprio per questo che ti ho chiamato. Eh. E cosa volevi sapere? Volevo chiederti come te la sei cavata con le consegne quest'anno, con tutte queste norme anti-Covid. Eh, beh, quest'anno è stata particolarmente dura, ma ce l'ho fatta. Bravo. Sai, io voglio essere pronta per le mie consegne del 5 gennaio. Capisco, ma credo che per te sarà più semplice tutto sommato. Perché? Cosa hai dovuto fare per rispettare le regole? Eh? Beh, innanzitutto una settimana fa ho dovuto fare il test Covid a tutte le renne davvero anche se non avevano sintomi esatto solo se il test era negativo potevo portarle fuori per le consegne e com'è andata eh la cosa più difficile è stata fargli fare il tampone senza che se lo mangiassero per il resto tutto bene Nessuna di loro è risultata infetta. Per fortuna, eh. per fortuna. <ride> Ma tu questo problema non ce l'hai. Già, io vado in giro da sola con la mia scopa. È un po' più stancante. <ride> Ma quest'anno è una fortuna, credimi. Eh, tu hai dovuto fare il test? Certo che no. Tutti sanno che io e te siamo immuni da ogni malattia. Meno male. E poi, che altre regole ci sono? La mascherina devi tenerla sempre, soprattutto quando entri nelle case. Ma anche se noi siamo immuni... Ma sì, ma certo, noi dobbiamo dare il buon esempio. Ma di solito nessuno mi vede quando vado in giro a portare i regali. Eh. Non credere, non credere, i bambini di oggi sono molto più furbi di quelli di una volta. Hai ragione, eh, beh, io ho una mascherina di stoffa molto carina che mi sono cucita da sola. Ah eh. oh no, ah oh no no, quelle non vanno bene, eh? No, devi usare quelle chirurgiche oppure le FFP2. Ah sì, Ace Picchia, dovrò usare una FFP2 con il naso che mi ritrovo. <ride> Tranquilla, la troverai sotto l'albero. Te l'ho portata io in regalo ieri notte. Oh, eh. grazie, che pensiero carino. <ride> oh, scusa, ti ho rovinato la sorpresa. Ma no, <ride> sei sempre troppo gentile, babbo. E poi... Il gel disinfettante devi usarlo tutte le volte che entri in una casa e prima di maneggiare i regali. Davvero? Eh... Sì, sì, per evitare di trasmettere l'infezione da una casa all'altra. Soprattutto tu che entri dalle finestre. Già, eh. immagino che per te che entri dai camini sia più semplice. Non credere, eh. non ci sono più tanti camini come una volta, no? Eh, hai ragione, hai ragione. Ormai devo arrangiarmi come posso. Sono proprio cambiati i tempi, vero babbo? Eh? Proprio così, Befana. Ma il nostro compito rimane sempre lo stesso. Eh, sì. Fare felici i bambini con dolci e regali. E punire quelli cattivi portandogli del carbone. Eh? <ride> questo vale solo per te. Senti, a questo proposito... Ma sì, dimmi, dimmi. Quest'anno non potresti andarci un po' più leggera con il carbone? I bambini hanno già avuto un anno molto, molto difficile. Sì, credo che sia un buon consiglio. Porterò più dolci eh. e meno carbone quest'anno, sì. <ride> Brava, lo sapevo che sotto sotto hai un cuore d'oro. Senti, babbo, ma... Credi che per noi sarà mai possibile lavorare da casa? <ride> eh, chi lo sa. Forse un giorno, quando tutti i regali saranno virtuali eh. o digitali. Eh sì, va bene, Babbo. Tanti auguri di buon Natale, e grazie per i tuoi consigli. Di niente, Befana. Tanti auguri anche a te. Anche per le tue consegne. Ti chiamerò la mattina del 6 per dirti com'è andata. <ride> Stai tranquilla, rispetta le regole e vedrai che andrà tutto bene. <ride> e Buon, Buon Natale! Natale! <ride>